Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Asia. Asia. Ma hai intenzione di andare a scuola questa mattina? Cosa, papà? Hai intenzione di andare a scuola questa mattina? C'è la manifestazione contro la buona scuola. E tu non ci vai? Preferisco stare a letto. Ascoltare musica. Fai sentire. Ma sono i Clash. Non lo so, me li ha passati Matteo Quinto. Sì. Non sai chi sono i Clash? No. I Clash erano la colonna sonora delle nostre manifestazioni nel 77. Nel 77 le manifestazioni erano molto partecipate, c'erano migliaia di persone, ci venivano un sacco di ragazzi e di ragazze, erano anche parecchio movimentate, a volte c'erano anche scontri. Ma la colpa non era sempre degli studenti, spesso la colpa era della polizia che caricava questi cortei. Dai, fammi sentire che un po'... Perché tutte le volte che lottiamo per i nostri diritti ci chiamano criminali? Non è lanciando i ciampietrini che dimostriamo i nostri diritti. Passiamo solo dalla parte del torto. Sono gli sbirri che ci provano. Ma questo è il loro lavoro. Vogliono tapparci la bocca. Se continuano così distruggeranno anche Radio Lipsia. Ma poi secondo te il loro lavoro è chiudere gli unici posti in cui possiamo essere noi stessi? Non possiamo permetterlo, dobbiamo andare a manifestare. Ma cosa vuoi fare buttandoti in mezzo alla mischia? Di sicuro facciamo molto di più là fuori che qua dentro, che siccome decodarli. Finalmente il popolo reagisce, io vengo con te. Ma continuate pure a discutere, non dici che cambierete qualcosa. Ma cosa pensi di fare? Siamo noi a provocare la polizia con queste manifestazioni. Noi vogliamo solo promuovere i nostri diritti. Tu parli di altri di diritti, tu che sei favorevole alla legge sull'aborto. Certo, certo, perché ognuno di noi dovrebbe decidere per sé se continuare a studiare o portare avanti. Stare scherzando, spero. Occupare una facoltà di lettere, secondo te, studiare. E quelli che hanno arrestato tutti quei poveri studenti o che hanno ucciso Guido Bella Chioma, secondo te si sono mossi per amore della giustizia? Tutto quello che hanno fatto è giustissimo. Volevano solo fare del bene della brava gente, hanno fatto tutto il necessario per tenere. Avrebbero potuto ribellarsi. Sì, ma voi guardate solo le cose negative. Il governo ha addirittura abbassato il prezzo del lavoro. Che cosa volete? È morto un ragazzo. Lasciato, lasciato, lasciato.
solito la mattinata degli studenti che frequentano la succursale della scuola superiore Laura Bassi. Arrivati come ogni giorno alle 8 in via Brocca Indosso, hanno trovato il portone dell'istituto chiuso da una catena con lucchetto e del silicone ancora fresco a incollare le due ante. Opera del CAS, il collettivo autonomo studentesco, che di buon'ora ha anche attaccato uno striscione con su scritto fuori gli sbirri dalla scuola. Il riferimento era ai controlli antidroga effettuati martedì da parte dei carabinieri, che avevano suscitato lamentele da parte di alcuni genitori e dei collettivi. Sul posto è arrivata la polizia e poi i vigili del fuoco, che intorno alle 8:30 sono riusciti a rimuovere gli ostacoli ed aprire la porta. I ragazzi sono quindi entrati, le lezioni hanno preso il via, ma l'atmosfera all'interno dell'istituto non si è ancora normalizzata.